che non siamo riusciti a concretizzare sulle due mete di Jacobson. Magari forse una c'era, ma l'altra non c'era, e lì è stata la differenza. Loro invece hanno concretizzato. Però ci sono stati dei punti veramente di miglioramento, soprattutto in mischia chiusa. La mischia oggi ha veramente cominciato a fare quello che sa fare. Infatti diciamo, la vittoria è stata in chiave dei tre quarti italiani, perché Gonzalo Canale ha fatto quella... Siamo stati incapaci, forse c'è stato un errore, non dovevamo cambiare, perché abbiamo preso un calcio posizione sulla mischia che è caduta, e non era il momento di cambiare il pilone in quel momento, magari dopo la mischia, però succede e si bisogna imparare da queste cose. Quando fai il briefing con il nostro Robinson, l'ha detto lui è umile, l'ha detto, perché se non doveva fare qua, però non è solo quello, dovevamo concretizzare sulle due mete. Anche perché avete avuto possesso di pallone tantissimo. Sì, no, tantissimo. Però guardiamo anche le cose comunque positive. La mischia per me, personalmente. Sì. Tu egoisticamente la tua mischia, addirittura la prima mischia è stata... Sì, ha messo in difficoltà il pilone, quel piccolino a Castro. Giovanni. Tu me l'avevi un po' anticipato che avevi... No, io ci sto lavorando da 4 anni. È un pochino il mio pupillo, il piloncino, il cieco. Sta uscendo fuori. Il lavoro paga e per te cosa significa comunque vedere questi risultati? Un po' anche ti piacerebbe comunque collaborare nel tuo paese, nella tua nazione, o sbaglio? Penso che sia ovvio, non mi è mai stata data l'occasione, quindi lavoro dove c'è. La Scozia mi ha dato questa possibilità e la sto sfruttando, sto crescendo come allenatore, sto facendo la gavetta e forse un giorno vediamo, non si sa mai. Un saluto a los amigos de todos rugby, di tutti i rugby.